Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino e stretto dalla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume 3,
12 gennaio 1900, capitolo 28, seconda parte. La mia divinità nascosta nella mia umanità volle scendere a tante bassezze, a soggettarsi al corso delle azioni umane, mentre con un solo atto di volontà avrei potuto creare infiniti mondi. Volle sentire le miserie e le debolezze altrui come fossero di essa mia umanità e volle vedere questa coperta di tutti i peccati degli uomini innanzi alla divina giustizia, che ne dovevo pagare il fio col prezzo di pene inaudite e con lo sborso di tutto il mio sangue. Così esercitavo continui atti di profonda umiltà ed eroica. Eccoti, o figlia, la diversità grandissima della mia umiltà con l'umiltà delle creature, che innanzi alla mia appena è un'ombra. Anzi, quella di tutti i miei santi, perché la creatura è sempre creatura. No, anche quella di tutti i miei santi, perché la creatura è sempre creatura e non conosce quanto pesa la colpa come lo conosco io. Sia pure che anime eroiche sul mio esempio si sono offerte a soffrire le pene altrui, ma queste sono diverse da quelle delle altre, non sono diverse da quelle delle altre creature, non sono diverse da quelle delle altre creature, non sono cose nuove per loro, perché sono formate della stessa creta. Poi il solo pensare che quelle pene sono causa di nuovi acquisti e che glorificano in Dio è un grande onore per loro. Oltre a ciò, la creatura è ristretta nel cerchio dove Dio l'ha messa, né può uscire da quei limiti onde è stata circuita da Dio. O se stesse in loro potere il fare e il disfare, quante altre cose non farebbero, ognuno giungerebbe alle stelle. Ma la mia umanità divinizzata non aveva limiti e volontariamente si restringeva in se stessa. E questo era un intrecciare tutte le mie opere di eroica umiltà. Era stata questa la causa di tutti i mali che inondano la terra, cioè la mancanza di umiltà. Ed io con l'esercizio di questa virtù dovevo attirare dalla divina giustizia tutti i beni. Ah, non si partono dal mio trono le scritte di grazia se non per mezzo dell'umiltà, né alcun biglietto può essere da me ricevuto se non contiene la firma dell'umiltà. Nessuna preghiera ascoltano le mie orecchie e muove a compassione il mio cuore se non è profumata dall'olezzo dell'umiltà. Se la creatura non giunge a distruggere quel germe di onore, di stima, e questo si distrugge col giungere ad amare di essere disprezzata, umiliata, confusa, sentirà un intreccio di spine intorno al cuore, avvertirà un vuoto nel suo cuore che le darà sempre fastidio e la renderà molto dissimile dalla mia santissima umanità. E se non giunge ad amare le umiliazioni, al più potrà qualche poco conoscere se stessa, ma non risplenderà innanzi a me vestita della bella e simpatica veste dell'umiltà. Chi può dire quante cose comprendevo su questa virtù e la differenza tra il conoscere se stessa e l'umiltà? Mi pareva di toccare con mano la distinzione di queste due virtù, ma non ho parola come spiegarmi. Per dire qualche cosa mi avvalgo di un'idea. Per esempio, un povero che conosce un povero Per esempio, un povero conosce che è povero, ed anche a persone che non lo conoscono e che forse possono credere che possiede qualche cosa, manifesta schiettamente la sua povertà. Si può dire che conosce se stesso e dice la verità e per questo viene più amato, muove gli altri a compassione del suo misero stato e tutti l'aiutano. Tale è il conoscere se stesso. Se poi quel povero, vergognandosi di manifestare la sua povertà, menasse vanto che lui è ricco, mentre tutti sanno che lui non tiene neppure le vesti come coprirsi e che è morto di fame, si muore di fame, che avviene? Tutti lo disprezzano, nessuno l'aiuta ed addiviene soggetto di burla e di ridicolaggine a chiunque lo conosce, ed il misero andando di male in peggio finisce col perire.
Tale è la superbia innanzi a Dio ed anche innanzi agli uomini. Ed ecco che chi non conosce se stesso già esce dalla verità e precipita nella via della falsità. Come dice spesso Luisa, mettiamo punto, anche se non è finito ancora questo lungo capitolo. Meglio, perché così nella prossima meditazione avremo modo ancora di tornare su questi altissimi temi, perché mano a mano che prosegue Gesù la lezione, ed anche questo bellissimo esempio che ha fatto Luisa, ci danno luci nuove per meditare su questa mai sufficientemente meditata e ancor meno sufficientemente vissuta virtù. Ecco. Teniamo oggi presente un passaggio ulteriore. La conoscenza di se stessi dobbiamo averla, assolutamente, perché noi siamo tutti dei poveri, miserabili, straccioni e morti di fame. E i maestri di spirito insegnano, noi quando sentiamo la parola della parabola del buon samaritano, pensiamo che dobbiamo fare tutti quanti bravi bambini e aiutare i poveri e bisognosi che stanno ridotti mali, d'accordo? Quindi fare il buon samaritano noi. Per carità, questa dimensione della parabola è presente in essa. Ecco, ma questo è l'ultimo atto della parabola. Perché i santi padri della Chiesa, che hanno una grande profondità, ecco, di comprensione delle sacre scritture, cogliendone le dimensioni appunto più profonde, dicono che il buon samaritano non siamo noi che dobbiamo andare in cerca del nostro prossimo facendo i bravi bambini buoni, ma dicono che il buon samaritano è Gesù e che quell'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico, ritrovandosi poi assalito dai ladroni e mezzo morto per terra, siamo io e te. Gerusalemme, la città santa, no? Si trova a una collinetta, adesso non mi ricordo se sono 500-600 metri, forse anche qualcosa di più. Invece Gerico si trova non lontano dal Mar Nostro, dal Mar Morto, cioè punto più basso della terra, siamo a meno 420 sotto il livello del mare. Quindi capite, no? Gerusalemme che simboleggia la città santa e Gerico, sappiamo tutti quanti, la presa di Gerico, no? La distruzione di Gerico da parte di Giosuè. Gerico, appunto, situata nella grande depressione del Mar Morto, del Mar Morto, sì, si trova a meno 400 circa. Quindi che significa? È la decadenza dell'uomo che è sceso dalla condizione della giustizia originale al peccato. E quindi, e in questa situazione è stato massacrato di botte da chi? Dai diavoli. Che lo hanno vinto e che lo hanno lasciato mezzo morto, cioè questa è la nostra condizione naturale. Noi siamo mezzi, siamo agonizzanti, mezzi morti proprio, non siamo buoni a fare niente di buono. Cioè questa è una condizione divenuta dopo il peccato originale, non si può dire in senso stretto ontologico, adesso non voglio usare paroloni, perché comunque il nostro essere viene da Dio, quindi la nostra anima è di per sé stessa, per come uscirla da Dio, è anche la nostra vita è comunque buona e bella. Tuttavia, in questo mondo c'è questa situazione che è diventata fondamentalmente connaturale perché nessuno può sfuggire alla legge del peccato originale, nessuno. Non è possibile. Cioè, Dio per poterlo fare una sola volta, in Maria Santissima, ha fatto un miracolo, ha fatto. Perché non si sfugge da questo. Quindi, il buon samaritano, scusate, l'uomo mezzo morto soccorso dal buon samaritano, siamo tutti noi. E prima ne prendiamo coscienza, e meglio è. Questa è la conoscenza di noi stessi. Questa conoscenza di noi stessi è la base per poter, come dire, in qualche modo, lontanamente, grossolanamente, e comunque mai perfettamente imitare in qualche forma l'umiltà di Cristo, in qualche forma, perché come di nuovo qui
torna a dire Gesù, non c'è possibilità di imitarlo in maniera perfetta. Quando fa l'esempio delle anime eroiche, no? Dei santi. Alcuni santi si sono abbassati, quindi si sono messi sulle orme dell'umiltà di Cristo a soffrire per gli altri. Alcuni l'hanno fatto in maniera che, se vediamo le biografie, ci prende un colpo, no? Per quello che hanno fatto. Eh sì, però Gesù dice: attenzione, queste pene non sono cose nuove per loro, perché sono formate della stessa creta. Cioè, noi dobbiamo capire una cosa, cioè, il figlio di Dio fatto carne, come dice San Giovanni nel prologo, che assai salutarmente veniva sempre letto anticamente durante la celebrazione della Santa Messa, cioè, in principio era il verbo era Dio, il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, cioè Dio è al di là, al di sopra di queste cose, cioè Dio non può conoscere né vivere la sofferenza, cioè nella santissima umanità di Gesù, diciamo che Dio ha vissuto un qualche cosa di strano per lui, di atipico, d'accordo, di non normale, cioè, facendo esperienza, come dire, personale e sensibile della sofferenza. È chiaro che lui, nel suo intelletto divino, sa che cos'è la sofferenza, no? E sa anche, questa è una cosa che, cioè, sa mettersi nei panni di tutti, cioè sa come sta una persona che soffre. Però non soffre lui stesso a sua volta. C'è stato un abisso. Quindi, anche se uno arriva ad essere una rediviva Santa Veronica Giuliani, e ce ne vuole per essere una rediviva Santa Veronica Giuliani, tanto per fare un nome, cioè non ne possiamo neanche parlare di sia pur remota somiglianza. Sì, è una cosa simile, diciamo così, in quello che si fa, è una grande umiliazione, è un grande esercizio eroico della carità, indubbiamente. Cioè, quelle sofferenze, anche se non te le meriti tu, perché hai già pagato i debiti tuoi, comunque sono sofferenze che conosci, quindi è proprie della razza umana, non sono cose strane. O cose che comunque tu in qualche modo non dovresti vivere o affrontare, perché essendo comunque un membro della famiglia umana, tu sei soggetto alla sofferenza e alla morte come tutti i figli di Adamo, nessuno escluso. Poi c'è un altro problema, dice Gesù, che la creatura è sempre creatura e non conosce quanto pesa la colpa come lo conosco io. C'è un esempio che ho fatto tante volte, in tante omelie, catechesi, ecco, le classiche cose dei santi che rimangono impresse e che poi vengono continuamente riutilizzate. Ma Santa Caterina da Genova, una volta Gesù le fece vedere attraverso un'immagine cosa è davanti agli occhi di Dio e come lui vede una bugia di scusa, cioè il peccato veniale per antonomasia, che è la bugia di scusa. Attenzione che è peccato anche se è veniale, eh. Noi stiamo sempre più polarizzati a dire ma tanto è veniale, chi se ne importa. No, no, è peccato e i peccati non si fanno. Bene, Santa Caterina da Siena racconta che vide un mostro così orripilante e terrificante, ributtante, spaventoso e vomitevole, che non ci ha dormito per non so quanti giorni. La notte. Poi Gesù le apparve e dice: guarda che ti ho fatto vedere, quello è ciò che è una bugia di scusa, quello che produce nell'animo, con le conseguenze che produce, eccetera, eccetera. Figuriamoci cosa possono essere i peccati mortali, no? Noi siamo sempre tutti molto molto leggeri, quasi sempre poi con i peccati nostri, pesanti anche troppo con quelli altrui, no? Quindi rinnovando l'attualità dell'aforisma di Gesù, ecco, guardiamo la pagliuzza negli occhi del fratello e non le travi che stanno dentro di noi. Ecco, quindi Gesù fa notare un'altra cosa, e che
La creatura è ristretta nei limiti e nel cerchio in cui Dio l'ha messa, cioè la mia umanità è circoscritta al mio individuo, d'accordo? Cioè, io sto qui adesso, e lì dove si trova il mio corpo, sto localizzato in una certa area geografica, io non posso, essendo una creatura limitata, spaziare e andarmene qua e là, non lo posso fare. Posso prendere la macchina e muovermi, posso prendere il treno e muovermi, posso prendere l'aereo e muovermi, ma non posso istantaneamente, ecco, lo possiamo fare con i giri della volontà, ma è un atto del pensiero, non è un atto della persona integrale. Ma per Dio non è così, perché Dio è immenso e per il suo essere immenso, Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, cioè non ha confini nei limiti, non ha restrizioni di nessun tipo. E attenzione, Gesù accettava di autorestringersi nella sua umanità, pur mantenendo la natura divina e quindi pur essendo in contemporanea sempre Dio e potendo in quanto in Dio che continuava a essere tutto e dappertutto, quindi per lui era una continua autolimitazione. Questo non lo possiamo comprendere fino in fondo qui, no? C'era, mi pare che era San Giovanni Crisostomo, no? Quando parlava di, sembra che fosse lui, quando parlava del mistero dell'incarnazione, dice che l'incarnazione comunque rimane un mistero, dice, com'è possibile che il verbo contemporaneamente è tutto presente qui ed ora in quel divin bambino e al tempo stesso non lascia le persone della Santissima Trinità, continua a essere vivo dentro la Trinità e continua a essere dappertutto, cioè sono cose che comunque trascendono le nostre capacità di comprensione, no? Quindi, per quanto noi facciamo la meditazione sull'umiltà di Cristo e abbiamo bisogno di queste informazioni per farla bene, non la possiamo comprendere fino in fondo, perché non sappiamo cosa significa essere Dio. Ecco, possiamo immaginarlo. Ecco. E perché quindi questo? Quindi, la mia umanità divinizzata non aveva limiti, dice Gesù, e volontariamente si restringeva in se stessa. E questo era un intrecciare tutte le mie robe, le mie opere di eroica umiltà, attribuendo alla mancanza di umiltà la causa di tutti i mali che inondano la terra. Quindi, come dire, perché? Perché è così. Perché la molla per mezzo della quale i nostri progenitori hanno commesso il peccato originale, oltre che essere la mancanza di fiducia nell'amore di Dio, è stata la superbia. Non morirete affatto, diventerete come Dio conoscendo il bene e il male. Ma anche semplicemente, cioè, la diffidenza, il dubitare, cioè, se Dio ti dice fai ogni cosa meno una, e tu dici, ma sarà vero o non sarà vero? Chi l'ha detto che questo non lo posso fare? Già questa è superbia esecrabile, d'accordo? Perché Dio non può dare un ordine discutibile o non perfetto. Se lo dà è perfetto, se lo capisco bene, se non lo capisco, amen. Capite? Quindi la diffidenza, ecco, è una delle figlie accessorie, perché San Tommaso non ce le mette, ma ce la metto io con tutto il rispetto, insomma, tanto per vendicare un po', della superbia, soprattutto la diffidenza verso Dio. E anche la diffidenza verso gli uomini di Dio, la stessa cosa è quando un uomo di Dio è autenticamente un uomo di Dio, uguale. Cioè, è l'uomo che dice, giudico io, valuto io, decido io. Ma come fai tu a mettere a sottoporre a giudizio un decreto di Dio, no? Ecco, quindi Gesù continua dicendo, attenzione che uno, io non concedo grazie se non a chi è umile. Questo è eco biblico. Dio resiste superbi e fa grazie agli umili. Si trova scritto nell'Antico Testamento ed è citato testualmente da San Pietro Apostolo nelle sue lettere cattoliche. E Gesù dice: non si partono dal mio trono rescritti di grazia se non per mezzo dell'umiltà. Né alcun biglietto può essere da me ricevuto se non contiene la firma dell'umiltà. E in particolare spiega: nessuna preghiera ascoltano le mie orecchie e muovo con passione il mio cuore se non è profumata dal resto dell'umiltà. Quali sono, ecco, i testi del Vangelo
molto importanti per comprendere con quale disposizione noi dobbiamo pregare il Signore. Vi ricordate? Parabola del fariseo e del pubblicano. È gradita la preghiera del fariseo? No. No. Perché il fariseo se ne va davanti al Signore a fare un elenco delle proprie opere santamente buone. Ah, Signore mio, ti ringrazio che non sono come tutti gli altri uomini. Tu pensa come comincia bene questa preghiera, che sono ladri, adulteri, assassini. Io invece no, sto pregando, digiuno 2 volte alla settimana e pago le decime di quanto possiedo. Attenzione, il Vangelo non ci autorizza a pensare che questo fariseo, come certamente alcuni farisei, stesse mentendo, cioè stesse vantandosi di cose false, quindi stesse facendo quel peccato particolare che si chiama la millanteria, che la millanteria è il vantarsi di cose false. No, lui stava facendo il peccato di vanagloria, cioè che è il vantarsi di cose vere. Quindi attribuendolo a se stesse, quanto sono bravo, e usando questo come strumento per sentirsi superiore e per giudicare il prossimo. Invece questo, beh, pubblicano, chi lo sa che ha fatto ieri notte, antibacorro di quante prostitute ci saranno state all'ultimo banchetto che ha fatto, chi lo sa che ha combinato. Forse è vero, forse è vero. Quel povero disgraziato però sta lì in fondo al tempio, non alza gli occhi e dice: Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore. Cosa dice Gesù? Questo tornò a casa sua giustificato. Perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Quindi l'umiltà. Per esempio, proprio dell'umiltà anche pensare che Dio non è, come dire, un segretario o una colf soggetta ai tuoi ordini, cioè tu gli chiedi una grazia subito, sul piatto d'argento, manca apribocca e già te l'ho data. Perché una volta noi pensiamo così, no? Che appena apro bocca, Dio deve stare al mio servizio seduto a stante. E guai a lui se non fa esattamente quello che dico io, eh? Attenzione, punizione è che non vado più a messa, non vado più in chiesa, non dico più le preghiere, non ci credo più, vado a dire in giro che gli avevo chiesto mezza cosa, non l'hai, allora non lo voglio più vedere manco scritto al muro, né a lui né a tutti i preti. Guardate che io sto scherzando, ma questo è. Solo che c'è un'altra paraboletta del Vangelo, no? Perché Gesù raccontava tante belle parabolette. Cara vedova importuna. Cara vedova importuna, dice. Va da giudice iniquo, dice. Fammi giustizia contro il mio avversario. Questo non se la fila proprio. E poi fammi giustizia contro il mio avversario. A un certo punto dice: senti, questa mi ha proprio sgonfiato, non ce la faccio più. Vai, perché vuoi? Vedi, basta che non ti sento più. Ecco, e Gesù dice: hai visto come ha fatto? Però far capire che la nostra preghiera deve essere insistente, deve essere garbata ed insistente, perché l'insistenza è proprio dell'umiltà, perché Dio non sta ai tuoi ordini e al tuo servizio. Prendiamo un altro esempio a proposito dell'umiliazione, quel Vangelo che io racconto sempre che la prima volta che lo sentii mi prese un infarto, dico: ma questo è Gesù o è qualcun altro? La cananea, no? La cananea che va a chiedere: guarisci il mio figlio, che sta tanto tormentato, che faccio io? Non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cani? Poi i Vangeli edulcorano la traduzione, darlo ai cagnolini. No, no, dice, tu che vuoi? Tu sei una di Sidone, tu sei una cananea, tu sei una pagana. Vattene via, che chiedi a me le cose che io devo dare ai figli di Israele, ai figli di Dio? Cioè, immaginate che uno oggi andasse a fare così, che cosa va a succedere? Non succede, alla fine del mondo va a succedere, no? Te prende subito il vescovo, se un prete fa così, te fa una lavata di capo che non finisce mai, no? O sto scherzando un po', no? Ma Gesù l'ha fatta apposta. Perché questo, anziché fare l'offesa, e qui facciamo bella, voglio vedere chi di noi non sarebbe offeso dinanzi a una cosa del genere. Noi che ci offendiamo per un non nulla. Dice: ah, certo, signore, io sono un cane, so, ma ricordate che i cani si sfamano delle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Gesù li cambia volto e dice: ah, per questa parola che hai detto, guarda che tuo figlio è già guarito dal male che lo affligge. E qui ci ricordiamo, no?
se uno si legge le vite dei santi, ma se uno entra per esempio in monastero, in qualche, non lo so se esistono ancora oggi, speriamo che ci siano ancora famiglie religiose serie, ecco, che non è che vanno a torturare le persone, no? Ecco, ma che aiutano le persone ad acquisire questa fondamentale virtù senza la quale non serve niente a niente, che è l'umiltà. E allora sono le prove superiori che ti torturano, che lo fanno apposta, no? Quindi ti mettono in condizione per vedere come reagisci, per farti mettere sotto i piedi l'orgoglio e la superbia. Quasi nessuno si sottopone volentieri a questi trattamenti. Ecco, ma se vuoi, una volta, se volevi stare in questa casa religiosa, o ti sottopone al trattamento, oppure fai i bagagli e te ne torni alla casa, perché nessuno ti obbliga, insomma, a stare qui, no? Però chi resisteva, ecco, Padre Pio dava i resoconti, insomma, del suo tremendo noviziato. Poi c'avevano buona attrezzatura, perché senza l'umiltà noi non andiamo da nessuna parte, da nessuna parte. Gesù avverte: se la creatura non giunge a distruggere quel germe di onore, di stima, e questo si distrugge non soltanto con l'accettarle queste cose, ma col giungere ad amare di essere disprezzata, umiliata e confusa, sentirà un intreccio di spine intorno al cuore, avvertirà un vuoto nel suo cuore che darà fastidio e la renderà molto dissimile dalla mia santissima umanità. Cioè, tu con Gesù Cristo non c'è niente a che fare. Noi questo, cioè, se uno ama il Signore, questa cosa qui la deve tenere presente. Cioè, Gesù è stato ricoperto di sputi, ricoperto di sputi, ricoperto da tutte le parti. I della Passione dicono che c'erano gli occhi pieni, che gli sputi venivano a sterzi dagli occhi, perché Gesù aveva le mani legate e non poteva manco pulirsi, a forza di lacrime. Gli hanno sputato in bocca più di una volta, e non ha sputato quello che c'aveva in bocca, se l'è tenuto in bocca, non so che fine ha fatto con la schifezza che c'aveva in bocca. Ma tu come, cioè, ma come fai che te alteri subito alla minima? Cioè, noi questa cosa dobbiamo sentirla il peso, dovremmo piangere lacrime di sangue per questa cosa qui, no? Ma dovremmo veramente andarla a mendicare le umiliazioni. Facciamola bene la meditazione, insomma, su questo punto. Molto dissimile dalla mia santissima umanità. Noi non abbiamo niente in comune né con Gesù né con la Madonna, per le anime devote della Madonna, perché la Madonna non ci arriva proprio alla lettera, all'umiltà di Gesù, appunto perché anche lei non è una dea, quindi ha una dimensione creaturale, per cui la pone su un altro livello rispetto a Gesù, ma l'umiltà della Madonna è qualche cosa di insondabile per noi esseri umani. Quindi l'umiliazione non soltanto che vanno accettate, vanno amate, e se non giunge ad amare le umiliazioni, al più potrà qualche poco conoscere se stessa, poco conoscere se stessa, perché se ti conosci bene, e se qualcuno ti tratta male, ti critica, ti calunnia, ti disprezza, ti infama, ti infanga, dice, ma c'ha torto nella situazione contingente. Può essere pure che c'ha torto, e c'ha ragione per quello che sei in te stesso, ti preoccupa. La mia cara mamma, quando gli partiva qualche sganassone, che allora non c'era il telefono azzurro di troppo, perché magari qualche rara volta non avevo fatto qualche guaio, diceva: mamma, io guarda, non ho fatto niente, che problema c'è? Questa è per quella che ho fatto l'altro giorno, per quella che farai domani, cioè, ti ho dato l'anticipo, che problema c'è? Quindi, ti ho dato l'anticipo per il futuro o il resto per il passato, quindi sta tranquillo che non c'è nessun problema. Se noi imparassimo a dire così a Gesù quando ce ne capita qualcuna, quindi a rallegrarci e a dire: bene, Signore, thank you very much, perché mi consenti di assomigliarti un pochino, che tra l'altro io me le merito queste cose a differenza di te, ecco. Sarebbe assai meglio, meglio assai, molto meglio sotto tutti i punti di vista, e risplenderemmo davanti a Gesù vestiti della bella e simpatica, nel senso che abbiamo visto nei giorni passati, veste dell'umiltà.
Divina Maria, oggi abbiamo fissato lo sguardo ancora un po' meglio sull'umiltà di Gesù e sull'estremo abbassamento che in quanto Dio ha vissuto in ogni istante della sua esistenza. Abbiamo anche meditato che c'è una differenza, ecco, tu questo, in questo senso alla lettera non l'hai potuto vivere, tuttavia la tua umiltà, sia come conoscenza di te stessa, sia come abbassarti in continuazione, anche tu hai sofferto pene comuni a tutti quanti i mortali e anche tu avevi, anche in quanto essere umano, ma a differenza di noi, il diritto di non soffrirle, in quanto non colpevole di alcun peccato, e invece le hai sofferte per noi. Così come quella montagna, insomma, di incessanti obbrobri, umiliazioni che non ti meritavi a differenza di noi e che tutti hai accolto e offerto per noi. Ecco, quindi insegna anche a coloro che sono devoti a te che non è proprio possibile, ecco, azzardarsi di presentarsi al tuo cospetto, anche se tu sei buona e misericordiosa e accogli tutti i tuoi figli, ma non c'è nessuna devozione autentica a te se non abbiamo fatto qualche passo avanti, insomma, nella uccisione del mostro della superbia e nel cominciare a vivere almeno qualcosa, sia della conoscenza di noi stessi che poi piano piano dell'umiltà. In questo ti preghiamo sempre di aiutarci con il tuo esempio e con la tua intercessione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti. No, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat, Ave Maria.